Maltempo, allagamenti e strade chiuse nell'Alto Vicentino. I sindaci lanciano l'allarme, serve un piano Marshall per le manutenzioni. Alberi caduti lungo il Retrone, vigili del fuoco al lavoro, a Ponte delle Barche, rami e tronchi rimossi con le gru. Si chiama Secure, l'app della regione che studia le precipitazioni a elevata intensità. Serve a pianificare le opere di difesa idraulica. Grisignano di Zocco, Elisa Bastianello, racconta i suoi primi 100 giorni da sindaco. Servono dedizione e coraggio. Senza tetto si ripara dal freddo in un cantiere, minaccia col coltello chi lo allontana, bloccato e denunciato dalla polizia. TG Vicenza, buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione che apre ovviamente con il maltempo. Dopo l'ondata del pomeriggio e della serata di ieri si fa ancora una volta la conta dei danni, ancora una volta nell'Alto Vicentino con qualche allagamento. Il territorio è stato ulteriormente martoriato dopo le alluvioni di maggio. I sindaci tornano ad operare in emergenza ma chiedono opere e precisamente un piano Marshall per le manutenzioni. Alto Vicentino, che è tornato a tremare tra ieri pomeriggio e stanotte per le forti piogge che si sono abbattute nel territorio. Torrenti e fiumi che si sono gonfiati in poco tempo, che hanno fatto registrare qualche allagamento e qualche strada chiusa temporaneamente. 40 in tutta la provincia gli interventi dei vigili del fuoco, che hanno riguardato per lo più prosciugamenti di scantinati. Disagi registrati a Malo, nella zona di Santo Mio, dove la strada è stata invasa dall'acqua. A Monte di Malo è esondato il torrente Rana. Via Canova è stata interrotta e ripristinata già da stamattina. Segnalazioni da via Brunelli, via Giovanni XXIII, via Calcaraboro. Sindaci che tornano a dover operare in emergenza mentre chiedono soluzioni sul fronte prevenzione e manutenzioni. Ci stiamo confrontando come sindaci dell'Unione Montana nel cercare di riunire tutti gli amministratori della nostra Unione e i responsabili degli enti che gestiscono i corsi d'acqua che attraversano i nostri territori. Ho avuto anche questa mattina un confronto molto positivo con Alta Pianura Veneta. Cercheremo di coinvolgere il Genio Civile ed anche il Servizio Forestale Regionale, in maniera tale da cercare di programmare anche per il futuro, magari con la presenza di qualche esponente anche della Regione Veneto, degli interventi di prevenzione che mettano in sicurezza i nostri territori senza che ci sia la necessità di operare sempre e dopo che siano accaduti dei fatti spiacevoli. Dello stesso avviso il sindaco di Isola Vicentina, che ha fatto i conti con il livello dell'orolo cresciuto in poco tempo, che ha indotto a invitare i cittadini a mettere in sicurezza i beni dei piani interrati. Preoccupazione che c'è stata soprattutto nella zona di Castelnuovo, martoriata dall'ondata di maltempo di maggio. Fortunatamente i lavori del Genio Civile stanno procedendo abbastanza velocemente, le risorse ci sono, e i sopralluoghi sono stati eseguiti, quindi anche il fatto di innalzare l'argine è un lavoro che sta per essere compiuto. C'è da lavorare però sulla manutenzione e su un ragionamento serio va fatto anche su opere idrauliche, che poi opere anche di infrastrutturali come questo ponte, che crea materialmente un ostacolo e anche un deflusso importante. C'è tanto anche materiale probabilmente da asportare, quindi è un lavoro non semplice, non immediato, molto costoso sicuramente, ma che richiede un'attenzione e una riprogrammazione anche della manutenzione dei torrenti, quindi una sorta di piano Marshall della manutenzione di questi torrenti. E lungo il Retrone a Vicenza, vigili del fuoco al lavoro dal pomeriggio a Ponte San Michele e Ponte delle Barche per rimuovere 3 alberi ad alto fusto sradicati e finiti di traverso lungo il corso d'acqua dopo il maltempo di ieri. Vigili del fuoco e personale speleo alpino fluviale all'opera per tagliare i rami e i tronchi delle piante che sono state man mano recuperate nei pressi degli archi del Ponte delle Barche da un camion gru dotato di ragno. Attenzionato il Bacchiglione per tutta la giornata di ieri, la piena è passata intorno alle 22, un paio d'ore d'anticipo rispetto alle prime previsioni, l'allarme è rientrato grazie al bacino di laminazione di Caldogno. Bacchiglione che ha fatto paura, monitorato per tutta la giornata di ieri, allarme rientrato intorno alle 22 a Ponte degli Angeli, il livello ha toccato quota 5,25 metri per poi calare lentamente grazie all'apertura del bacino di Caldogno disposta dal Genio Civile per contenere gli effetti dell'intensa perturbazione del pomeriggio. È sempre più frequente questa situazione, nel senso che nel giro di poche ore, anche ieri abbiamo avuto una pioggia intensissima, molto probabilmente anche nelle montagne, quindi
in tutta fretta verso le 18.30 il Genio Civile ha deciso appunto di aprire il bacino perché l'onda di piena stava arrivando e molto probabilmente questa preoccupava molto anche per quello che è l'asse del Bacchiglione e la Vicenza città. Non nascondo anche che anche per noi insomma diventa, perché dal Timonchio verso il Bacchiglione, quindi Vicenza, anche il territorio nostro è diciamo a rischio, e quindi ben venga questa bellissima e importantissima cassa di espansione. Aperto meccanicamente intorno alle 18, insieme a quello di Montebello e a quello sull'Orolo funzionante a sfioro, ha permesso che i colmi di piena defluissero senza conseguenze sulla città. Si fonda sulla gestione del Genio, sull'onda di piena appunto, e quindi vengono riversati milioni di metri cubi all'interno di questa cassa di espansione. Ieri abbiamo utilizzato solo la prima cassa, è stata utilizzata solo la prima cassa. Ricordo che appunto qui con le due casse si possono immagazzinare quasi 4 milioni di metri cubi d'acqua. Già defluendo appunto, e quindi ritornerà alla normalità e si ritornerà a poterla coltivare. Bacini di laminazione dunque fondamentali anche in questa situazione, ma arriva anche la tecnologia, perché è stata presentata stamattina a Palazzo Balbi una nuova app, un'applicazione per gli smartphone che permetterà di difendersi dalle piogge intense e adottare anche nuove opere. Capire con quale probabilità si manifesteranno le precipitazioni per intraprendere misure necessarie di adattamento e progettare opere idrauliche in difesa del territorio. A questo servirà Secure, la nuova app presentata stamane a Palazzo Balbi. Compito di dare degli strumenti soprattutto ai progettisti di opere idrauliche, perché l'incremento della temperatura che abbiamo registrato di 1,5 gradi negli ultimi 30 anni comporta, come è stato anche spiegato questa mattina dal professor Marani, un incremento della frequenza di fenomeni meteo estremi, questo è sotto gli occhi di tutti. Quindi per far fronte a questa situazione è necessario intervenire con opere di difesa del suolo, e devono opere che devono essere adeguatamente dimensionate. Ecco, questo strumento serve per arrivare a un dimensionamento corretto delle opere per garantire la sicurezza dei nostri concittadini. L'app, realizzata con ARPAV e Università di Padova, diventa così uno strumento preziosissimo per difendersi dalle precipitazioni più intense. Tra i tantissimi dati appare ad esempio che le massime precipitazioni di 6 ore si sono verificate nel 2018, mentre l'anno peggiore risulta 2014, seguito dal 2024, dal 1965 e dal 1960. Per esempio, ieri abbiamo avuto alcuni eventi, questa notte abbiamo avuto alcuni eventi importanti nella provincia di Belluno, ma anche nella provincia di Vicenza. I dati sono disponibili da ARPAV, è possibile vedere che sul Grappa, per esempio, è avvenuto un evento che ha un tempo di ritorno superiore a 300 anni, cioè è l'evento più grande mai registrato. Quindi possiamo avere una capire quanto importante è stato l'evento a cui siamo stati, che abbiamo sperimentato, per esempio. La rete di raccolta dei dati operante 24 ore su 24 è composta da oltre 200 pluviometri installati a cura di ARPAV, che inviano un dato ogni 5 minuti. Questi pluviometri hanno il grande vantaggio che sono stati elettrificati, quindi noi possiamo misurare con grande precisione i quantitativi anche delle precipitazioni di breve durata, cosa che su pluviografi o pluviometri totalizzatori è molto più difficile da fare. Definire strategie condivise per affrontare problemi comuni è l'obiettivo dell'incontro dei comuni dell'Interland di Vicenza. Il progetto, sulla scia di quanto si sta pensando a Treviso, è quello della Grande Vicenza. Ci sono dei momenti in cui anche i comuni devono prendere delle decisioni. Questo è il momento di creare un agglomerato che consenta di portare a un tavolo unico quelli che sono argomenti in cui le varie amministrazioni si stanno trovando in difficoltà, e sono viabilità, cimiteriali, scuole, servizi ai giovani. È il momento probabilmente per farlo. Tornano ad incontrarsi i 12 sindaci dei comuni della prima cintura del capoluogo berico per fare il punto sul progetto Grande Vicenza. La volontà prende slancio dopo l'incontro tra Giacomo Possamai e Mario Conte, sindaco di Treviso. L'ipotesi è raggiungere un'intesa istituzionale tra le diverse comunità sulla base di quanto già sperimentato nel progetto Grande Treviso. In terra berica l'idea sembra incontrare pareri favorevoli, nonostante si sia ancora nella fase iniziale. Trovare un dialogo con la città, con l'obiettivo di
collaborare, trovare un'intesa su temi comuni, quali possono essere la viabilità, i trasporti, la cultura, le politiche giovanili, il turismo. Mi viene in mente la linea, il filobus che le opere dell'alta velocità stanno portando a Vicenza. È prevista la fermata in via Zamenhof. Noi chiediamo, e credo che come Vicenza sia d'accordo, che questa fermata sia spostata alle piramidi in modo da far transitare i filobus lungo tutto il corridoio commerciale. Anche noi di Altavilla teniamo molto a condividere con gli altri comuni i nostri obiettivi, le nostre impressioni, per creare una Vicenza sicuramente più all'avanguardia, più sicura. La sinergia tra comuni è fondamentale. Ci sono varie, diciamo così, problematiche che si inseriscono nella vita quotidiana appunto della città capoluogo di comuni contermini, in primis i trasporti, la viabilità e non ultimo recentemente, proprio perché poi nasceranno gli ambiti territoriali sociali, appunto anche le questioni sociali. E quindi diciamo che con questo gruppo di lavoro andremo ad ascoltare il 21 di ottobre Mario Conte, il sindaco di Treviso, che verrà qui a Vicenza appunto e ci illustrerà un po' tutte le peculiarità di questa iniziativa che loro hanno già intrapreso. A proposito di sindaci, i primi 100 giorni di Elisa Bastianello alla guida del comune di Grisignano di Zocco. 100 giorni da sindaco. Elisa Bastianello racconta la sua nuova vita da prima cittadina a Grisignano di Zocco. Alle elezioni, affrontate da outsider, è stata la grande sorpresa con una vittoria che in molti non si aspettavano. Lei invece sì, ci ha creduto. E ha avuto ragione, perché i cittadini le hanno dato fiducia e l'hanno eletta sindaco. Sì, diciamo che la mia elezione è stata una novità e quindi il cittadino di Grisignano evidentemente aveva proprio la volontà di vedere qualcosa di nuovo. Sappiamo bene però che il cambiamento non è sempre accolto con un sorriso e da qui probabilmente tutta la fatica che stiamo facendo. Ho trovato un paese lacerato da divisioni e una macchina amministrativa stanca ed demotivata. Ho dovuto quindi prendere in mano a tutto campo quella che è l'amministrazione di questo comune. Elisa Bastianello, avvocato, oggi è la guida amministrativa di Grisignano di Zocco, il primo paese della provincia di Vicenza al confine con quella di Padova. Famoso per la Fiera del Soco, la più antica del Veneto, è un centro tradizionalmente votato al commercio, posizionato lungo la strada regionale 11, un'arteria storica che collega Venezia con Torino, tagliando l'Italia da est a ovest. E qui a Grisignano di Zocco, in questi primi 100 giorni, è stato impostato un lavoro con vista sul futuro. Di cose ne abbiamo già fatte, abbiamo ampliato la comunicazione introducendo dei canali social di comunicazione diretta, abbiamo organizzato degli incontri con la cittadinanza, quindi di persona che inizieranno proprio questa sera nelle varie frazioni e località del comune. Ho incontrato più di 70 cittadini, li ho ascoltati, ho cercato di comprendere quali fossero le loro esigenze. Abbiamo incontrato associazioni sportive, associazioni di categoria, le associazioni di volontariato e stiamo continuando ad avere questo approccio di rapporto diretto per capire cosa è meglio fare e come, sempre con come focus e obiettivo il bene comune, l'interesse di tutti. Essere sindaco è una sfida, ma non solo, è anche un patto con i cittadini per raggiungere gli obiettivi stabiliti in campagna elettorale. Per riuscirci servono idee chiare, una macchina comunale efficiente, progetti solidi e poi due qualità che si percepisce subito che a Elisa Bastianello non mancano: dedizione e coraggio. Non posso che ringraziare i cittadini che continuano ad avere pazienza confidando di essere una soddisfazione per loro e per quello che è il futuro di Grisignano. Ora la cronaca: è entrato abusivamente in un cantiere minacciando i vicini con un coltello. Uno straniero è stato denunciato dalla polizia.
È stato denunciato per invasione di edifici e minacce aggravate allo straniero che lunedì era entrato in un cantiere edile per trovare riparo dal freddo. L'uomo di origine nigeriana era stato invitato a lasciare la zona debitamente chiusa e recintata, ma aveva reagito brandendo minaccioso un coltello. Allertate le volanti, l'uomo nel frattempo aveva acceso un fuoco, ma alla vista dei poliziotti ha cercato di fuggire, ma è stato raggiunto e bloccato. E la polizia è intervenuta anche per una discussione in centro a Vicenza per un parcheggio che poi è degenerata in lite con spinte e ceffoni. Una lite in strada in piazza 20 Settembre tra due persone che si sarebbero aggredite reciprocamente con spintoni e schiaffi. Gli agenti delle volanti hanno separato i due e acquisito le testimonianze per ricostruire l'accaduto. Dalle ricostruzioni è emerso che uno dei due, dovendo parcheggiare per effettuare delle commissioni e non trovando spazi per la sosta, avrebbe spostato una bicicletta appoggiata sul marciapiede, posizionandola a ridosso di un muro, in modo da liberare spazio per il parcheggio della propria autovettura. Il proprietario della bicicletta, accortosi del gesto, sarebbe quindi uscito da un negozio lì vicino chiedendo spiegazioni all'automobilista. Da lì la discussione degenerata. Una volta separati, sono stati informati dagli agenti delle facoltà di legge, riservandosi di sporgere querela per l'accaduto. Appuntamento da non perdere alle 21.15 con la puntata odierna di Focus, dedicata in gran parte al 61esimo anniversario della tragedia del Vajont e anche al ricordo di Sammy Basso, il cui funerale, vi ricordo, sarà in diretta su Rete Veneta a partire dalle 13.30 con un lungo speciale. Gli ospiti di Focus di questa sera sono Guido Bettolazzi, Leopoldo Bottero, Jacopo Maltauro, Giuseppe Marra, Francesco Rucco, Stefano Trubiano e Mattia Veronese. È tutto anche per oggi col TG Vicenza. Domani alla stessa ora altre notizie e aggiornamenti. Dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.